Ciao ragazzi, oggi parliamo di un altro alimento che non può mancare nella ciotola dei nostri cani, soprattutto se parliamo di cani alimentati a barf, crudo e quant'altro. Stiamo parlando del cavolo nero. Se vi piace questo video, mettete un like qua sotto e iscrivetevi al canale. Se invece non vi piace, non capite un cavolo. Il cavolo nero può essere considerato a tutti gli effetti un superalimento, molto utile sia per i cani impiegati in attività sportive, sia per i cani impiegati in attività da divano. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e perché. Innanzitutto il cavolo nero è stra ricco di vitamina A, vitamina C e vitamina K. La vitamina C e la vitamina A sappiamo che sono immunostimolanti, quindi aiutano l'organismo del cane a difendersi dalle infezioni esterne. Inoltre la vitamina C sappiamo benissimo che è molto utile in tutti quei cani che partecipano a competizioni di resistenza. Di conseguenza una sua supplementazione in quei casi può essere solo di giovamento. La vitamina K copre dei ruoli fisiologici e biologici estremamente importanti. Innanzitutto la vitamina K è estremamente importante per il suo ruolo di partecipare alla coagulazione del sangue. Senza la vitamina K, il corpo del cane, ma in generale di tutti i mammiferi, morirebbe per emorragia interna ed esterna. Un altro ruolo importante della vitamina K è la sua capacità di veicolare il calcio all'interno della struttura ossea, rendendo quindi l'osso più denso. Un osso più denso ovviamente è meno soggetto a fratture e a traumi importanti. Quindi questo nei cani sportivi può essere sicuramente un aiuto perché sappiamo che lo scheletro è più sollecitato nei salti e nella corsa, c'è più rischio di infortuni perché può succedere che un cane sbatta contro un ostacolo o comunque faccia dei movimenti non opportuni e quindi avere uno scheletro più robusto sicuramente li aiuta e li accompagna, li preserva dagli infortuni. Un altro ruolo importantissimo della vitamina K è il suo rendere più elastiche le pareti arteriose. Quindi questo ruolo lo esplica facendo appunto, deviando appunto il calcio dai tessuti molli all'interno della matrice ossea. Avere delle arterie più elastiche vuol dire poter gestire meglio dei flussi sanguigni più abbondanti e quindi sicuramente migliorare completamente tutta la circolazione corporea. Dal punto di vista vitaminico, il cavolo nero è anche ricco di vitamine del gruppo B, non così ricco come le precedenti vitamine che abbiamo visto, ma comunque c'è un discreto contenuto di vitamine del gruppo B, soprattutto acido folico, che è molto importante come rigenerazione del sangue e come costruzione di nuovi globuli rossi. Non solo vitamine, ma anche sali minerali. Il cavolo nero è straricco di magnesio, ferro e calcio, che sono tre elementi essenziali negli cani che fanno attività sportiva, ma in generale nella vita di tutti i giorni anche, special modo però nei cani sportivi. Sappiamo che il ferro comunque partecipa al trasporto dell'ossigeno, il calcio partecipa alla trasmissione degli impulsi nervosi, quindi sicuramente in tutti quei cani destinati allo sport sono estremamente utili questi elementi. Un'altra caratteristica del cavolo nero che non va assolutamente trascurata è il contenuto in fibre. Il contenuto in fibre è estremamente importante per la salute del tratto digerente e quindi dell'intestino. Avere un intestino in salute con una microflora batterica sviluppata e diciamo positiva sicuramente beneficia tutto l'organismo, anche perché dalla fermentazione della fibra a livello intestinale si produce nuova vitamina K, che è quella di cui abbiamo parlato prima, che sicuramente aiuta a stipare le scorte che devono essere che servono al cane. Non solo vitamine e sali minerali, ma il cavolo nero è anche ricco di molte altre sostanze che hanno un effetto benefico sull'organismo. Ad esempio è molto ricco di luteina. La luteina, come abbiamo visto nel video precedente sulla zucca, se non l'avete visto andatelo a vedere, è molto importante per prevenire la degenerazione maculare senile. Inoltre la luteina ha un effetto immunomodulante e si è vista attiva nella prevenzione di alcune forme tumorali. Inoltre il cavolo nero è molto ricco di flavonoidi, che sono delle sostanze antiossidanti che hanno diverse proprietà benefiche all'interno dell'organismo, tra cui appunto anche la prevenzione dei tumori. In generale però tutte le crucifere di cui il cavolo nero fa parte
si sono dimostrate attive in maniera importantissima, e c'è un'evidenza, una quantità di studi e di evidenze scientifiche molto 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 grande, quindi non stiamo parlando di supposizioni ma di dati reali. Dicevo, hanno tutte le crucifere hanno un'importanza molto elevata nei confronti della protezione rispetto ai tumori del tratto digerente e dei polmoni. Il cavolo nero, essendo una crucifera, quindi anche lui esplica questa azione di prevenzione di alcune forme tumorali. Questo avviene soprattutto per la presenza di isotiocianati, che sono un gruppo di sostanze che si è visto con evidenze scientifiche attivano e partecipano attivamente alla lotta contro i tumori al polmone e al colon. Quindi inserire sicuramente una fonte di cavolo nero all'interno dell'alimentazione del cane può essere sicuramente una scelta saggia. L'unica controindicazione del cavolo nero, se vogliamo chiamarla controindicazione, ma in realtà è soltanto un'attenzione che bisogna porre, è che appunto per la presenza di questi isotiocianati il cavolo nero potrebbe interferire con il metabolismo dello iodio e di conseguenza dare problemi tiroidei a lungo andare, ma solo questo avviene solo ed esclusivamente se la dieta è povera di iodio. Quindi nell'ottica di un'alimentazione equilibrata, dove sono presenti ad esempio pesce di mare che è ricco di iodio, piuttosto che alghe che sono ricche di iodio, l'utilizzo del cavolo nero non ha nessun effetto collaterale. Quindi utilizzatelo, potete sicuramente utilizzarlo 2-3 volte alla settimana senza nessun problema. Se nella dieta è presente iodio potete utilizzarlo anche un pochino di più, ma comunque, come al solito, fate riferimento al vostro nutrizionista di fiducia, che vi dirà come, quando e perché. Ciao a tutti!